Telesia e Longobardi, proposto dal Prologo Telesia e dall'Associazione Culturale Benevento Longobardi. Mi onoro di rappresentare questa mattina e anche nelle altre occasioni culturali che ospitiamo il Centro Culturale. Nasce in memoria dell'ingegnere Emilio Bove, che lavorava sul comune di Telese Terme e scomparso prematuramente. Nasce dalla volontà forte della mamma e del papà di Emilio Bove. Parole per portare i saluti cordiali della manifestazione Telesia e Longobardi. Nasce dall'incontro fortunato e anche un po' fortunoso tra la Proloco e l'associazione Benevento Longobardi, rappresentata da Alessio Fiannino qui oggi. L'intenzione è quella di avvicinare le persone, in qualche modo anche i più giovani, alla conoscenza della cultura materiale del popolo longobardo. L'ingresso dei Longobardi in Italia è un po', insomma, quantomeno un po' più strano. I Longobardi, dopo, diciamo che è un popolo del nord che i Romani chiamarono Germania Superiore, quindi al di sopra. Quindi cominciarono a scendere, ovviamente a conquistare zone dell'Europa, soprattutto verso l'est Europa, finché non raggiunsero la Pannonia, di Arbono. Personaggio di spicco tra i Longobardi, un monaco non solo storico ma anche scrittore, ci racconta che i Longobardi stessi furono più volte, servirono i Romani come federati, quindi andarono in aiuto dell'esercito romano, per cui entrarono in Italia ma non come conquistatori ma come aiuto. E proprio per questo motivo troviamo uno dei primi personaggi importanti che causarono, tra virgolette, l'ingresso dei Longobardi in Italia, cioè parliamo di Narsete. Narsete non era altro che il cartulario imperiale, cioè praticamente si occupava delle documentazioni imperiali, per cui aveva un ruolo molto molto importante, e chiese l'aiuto ai Longobardi per andare a vincere e comunque a combattere contro Totila, cioè il re dei Goti. I Longobardi aiutarono Narsete, vinsero contro i Goti e continuarono ad aiutare lo stesso Narsete per riconquistare tutta quanta l'Italia. Ebbe molto successo, tant'è vero che fu dichiarato patrizio, quindi ebbe questo ruolo molto più importante, che gli valse ovviamente ricchezze importanti, gli valse appunto il titolo, come dicevamo, di patrizio, però abbinato all'animo benevolo che aveva nei confronti dei più poveri, dei più poveri, questo valse, gli valse allo stesso tempo l'invidia da parte dei nobili romani, che ovviamente non vedevano di buon occhio questo aiutare i poveri. E proprio per questo motivo, quindi più che altro per gelosia, i nobili romani inviarono una lettera, una missiva all'imperatore, che all'epoca era a Costantinopoli, chiedendo di essere liberati dal gioco di oppressione a cui venivano sottoposti da Narsete. L'imperatore, arrabbiatissimo con lo stesso Narsete, inviò un nuovo patrizio per andarlo a sostituire. Venendo a sapere di questo, e Narsete rispose che avrebbe filato una tela così fitta che sarebbe stato impossibile distregarla. Tant'è vero che, appena saputo questo, che cosa fece? Andò a Napoli, si ritirò a Napoli e cominciò ad inviare degli emissari verso i Longobardi. Parlarono con loro anche del viveri e vettovaglie per dimostrare quello che c'era in Italia in maniera molto molto. Quindi praticamente loro sono stati invitati a conquistare l'Italia, non sono scesi come tanti altri popoli del nord. Del re Alboino decise di scendere, chiamando in aiuto, in soccorso i sassoni, i quali raggiunsero l'esercito longobardo con 20.000 uomini e le famiglie al seguito, e cominciarono a scendere e ad entrare in Italia. Il primo punto di ingresso dei Longobardi in Italia fu appunto la regione che veniva chiamata delle Venezie, principalmente, ovviamente, che conosciamo tutti, l'ingresso in Italia iniziò con la conquista di Cividale del Friuli. Divenne il primo duca del Friuli, il nipote Gisulfo. Il re invece, come continuò
la sua campagna di conquista, annettendo al suo territorio, al suo regno, tutto il territorio che arrivava fino alla Liguria e facendo di Pavia la propria capitale, dove si ritirò appunto per regnare. E qui in questo caso Diacono è molto preciso, perché dice che regnò per 3 anni e 6 mesi. Quindi abbiamo un nuovo re, molto coraggioso, continuò la discesa e quindi la conquista del suolo italico, ma si allargò, fece allargare il proprio regno anche nei confronti dell'Istria, quindi stiamo parlando dell'altro lato, quindi verso la Croazia, esattamente. Quindi tutto questo gli valsero molti onori e molta importanza, e il 15 maggio del 589 prese in sposa Teodolinda, la figlia del re dei Bavari. Fu lei che riuscì a trasformare pian piano, ovviamente con il tempo, la religione stessa dei Longobardi, tant'è vero che era il ponte di unione tra il popolo dei Longobardi e la Chiesa romana. Il re Otari quindi si fermò a Pavia subito dopo il matrimonio, riuscì a sconfiggere il popolo dei Franchi e cominciò la discesa verso il sud Italia. Arrivò attraverso Spoleto, arrivò a Benevento, conquistò tutto il territorio della Campania, dopodiché scese e arrivò fino alle Calabrie, dove lì ci fu la frase che è più mito che in realtà ci riporta Diacono, che Autari sopra il suo cavallo raggiunse una colonna che usciva fuori dal mare, e con la punta della spada, toccandola, disse che qui terminava il regno dei Longobardi. Il re Autari, così comunque come tutti quanti i popoli che si sono susseguiti, hanno dovuto utilizzare quello che era un sistema di strade iniziato in tempi molto più antichi, almeno nelle nostre zone, dai Sanniti, dagli Oschi, ripresa e ampliata, ovviamente migliorata dai Romani. Ricordiamoci, hanno fatto all'incirca 150.000 chilometri di strade, insomma. C'è una rappresentazione della tavola pentengeliana, già un ruolo molto importante che aveva la Telesia, è databile tra il 300 e il 100 avanti Cristo, quindi presumibilmente, visto che i Longobardi abbiano molto probabilmente hanno utilizzato queste strade, e di conseguenza in maniera molto più specifica ovviamente la Latina, che interessa il nostro territorio, tant'è vero che nel momento in cui ci fu il Ducato di Benevento questa strada cominciò ad essere ad uso esclusivo dei Longobardi, tant'è vero che si aprì la diatriba tra se chiamarla via Latina oppure via Sacra Longobardorum. Ricordatevi, grazie ai Longobardi abbiamo il culto micaelico che parte dalle Puglie fino a strade, ovviamente ci permettono di capire come e dove sono arrivati i Longobardi stessi. E tant'è vero che Telesia, avendo un ruolo importante durante i Romani, ha avuto molta importanza anche per quanto riguarda i Longobardi. Tra città longobarda fino all'incursione dei Saraceni intorno all'846-47, che distrusse, non fece altro che spopolare, quindi la città si divisero tra i nuovi borghi e rimpolpare altri borghi che già esistevano, ad esempio tutto nella zona che è chiamata l'Acer Telesinorum, quindi tutta la zona che era intorno alla colonia romana, ovviamente. Concludere, quindi voglio fare solamente un appunto, visto che stiamo parlando, come giustamente il vicepresidente ha detto benissimo, questo è uno spunto dal punto di vista turistico. Vorrei dire solamente una cosa, che come un moderno tour operator, le strade, quindi lungo la via Latina, così come o Longobardorum o Francigena, che attenzione, sta alle vostre spalle questa strada, sarebbe via Roma, e le sue diramazioni ci dà la possibilità di scoprire luoghi, paesi, monumenti, montagne che vanno a chiudere una sorta di tour con pochi uguali al mondo. E se volessimo seguire l'andamento di questa strada, quindi avremo la possibilità, come dicevo appunto, di creare un'offerta turistica e potremo offrire la storia del nostro territorio non solo come fonte di conoscenza, ma bensì anche come fronte di prospettive turistiche,
di sviluppo e di investimenti attraverso ovviamente un'adeguata politica turistica territoriale condivisa attraverso un fundraising accettabile e ad adeguato tra finanziamenti pubblici e privati e che mira alla salvaguardia della nostra natura, della vostra natura e al contempo dello sviluppo del turismo lento legato a storia, cultura ed enogastronomia. Il disegno andato perso di origine romana e doveva in qualche modo rappresentare tutte le strade di epoca romana. È stato ritrovato, questo è un rifacimento medievale, quello che voi vedete, è stato ritrovato nell'Ottocento e l'autore di questo rifacimento era un monaco che si chiamava Peutiger, per questa tabula Peutiger. La nascita e lo sviluppo del borgo che si collocava qui a Terese avviene a scapito della colonia romana di Telesia, diciamo 400, messo dei punti fissi, insomma, 476 la caduta dell'impero romano d'Occidente, le guerre greco-gotiche, quindi la guerra longobarda, siamo in un periodo in cui la città viene a spopolarsi, fino all'invasione dei Saraceni, quando la città collassa e si ha la diaspora della popolazione telesina all'interno della valle, collocata diciamo in posizione forte perché sul lato sud c'è un bel salto di quota di 7-8 metri e quindi era difendibile naturalmente, mentre sul lato settentrionale dovevano collocarsi delle zone acquitrinose, quindi gangheri d'acqua, sorgenti che confluivano all'interno del fiume Grassano. Sugli altri lati era difeso da fortificazioni. I primi ritrovamenti sono da parte della sovrintendenza, sono nel 78, nel 77 e nel 78, nell'area della centrale elettrica, quando viene costruita la centrale elettrica. Si tratta di strutture abitative con fosse granarie che hanno restituito materiale che data intorno al 7-8 secolo. C'era anche un nucleo necropolare associato ad una, ovvero cimiteriale meglio, associato ad una chiesa. Dalla stessa area, nel 2012, quando sono stati fatti gli scavi della torre, è venuta fuori una sepoltura al di sotto del muro di confine della sigma che potrebbe far parte dello stesso nucleo necropolare. Per la tipologia di sepoltura e per la posizione del defunto, l'assenza di corredo all'interno della tomba, la sepoltura potrebbe datarsi nel periodo diciamo tardo antico e inizio alto medievale, quindi siamo tra il V e il VII secolo. All'inizio del IX secolo, in un'area immediatamente ad ovest del nucleo insediativo originario, vengono ritrovate alcune strutture, capanne, fondi di capanne con materiale ceramico che data più o meno intorno al IX secolo. E questo è il periodo in cui nelle fonti scritte appaiono le prime notizie che riguardano Curtis, Casalia, Castella, che si vengono a collocare all'interno della valle telesina. Uno di questi castello inteso nel senso alto medievale del termine, ovvero borgo fortificato, si colloca in questa zona. In località episcopio appunto di Telese sancirà il passaggio anche amministrativo dalla Telese romana al borgo che viene a collocarsi in località episcopio. Il borgo sopravvive almeno fino al 1349, quando documenti scritti testimoniano un grosso terremoto, probabilmente crolla anche la cattedrale, o parzialmente crolla la cattedrale. Comunque nel campanile si vedono i danni provocati dal terremoto. E l'area viene abbandonata, Telese viene abbandonata, si ha l'apertura della faglia solfuria, della sorgente solfuria, probabilmente si ha l'impalutamento di alcune zone della città e quindi l'abbandono completo dell'abitato. Era un borgo fortificato, come dicevo prima, tracce di questa fortificazione sono nell'area meridionale,
proprio dove vi è il salto di quota, e la fortificazione era suggellata dalla presenza di torri, ma della cattedrale. Infatti rimangono solamente le fondazioni, e a pianta basilicale con tre navate concluse da absidi, quella centrale maggiore qui probabilmente la costruzione di questa nicchia è successiva, ma inizialmente dovevano essere tre absidi che erano le navate erano divise da una serie di colonne, di cui rimangono solamente le fondazioni, e la facciata era sulla fronte strada, quindi sulla via Francigena. Un episcopio doveva esserci già nella città antica, nell'antica città di Telesia. Infatti, il catalogo dei vescovi parla di vescovi che si susseguono già a partire dal V secolo, e a Telesia è documentato che l'epigrafe, lì è scritto V secolo, ma è del VI secolo, di Florentius, che è il primo vescovo archeologicamente attestato. Lo spostamento dell'episcopio probabilmente avviene nella seconda metà del IX secolo, proprio quando cade Telesia nell'847. Il primo documento scritto che però ne parla è del 1068, e si parla dell'edificazione di una cattedrale intitolata a Maria Santissima della Trinità. L'unico monumento che rimane in piedi del borgo antico, è l'unico monumento meglio conservato del borgo antico, è a base quadrangolare, si articola in tre differenti ordini divisi da marcapiani aggettanti. L'ordine superiore è il quarto ordine, e doveva essere quello delle campane, che è caduto probabilmente durante il terremoto del 1340. Si nota è un cambiamento del tipo di muratura dal basso verso l'alto. Io ho cercato di renderli con vari colori per farvi capire. La parte immediatamente basale è costituita da blocchi di travertino. Qui c'è un'epigrafe del Tribunal della colonia di Telese, che è il luogo dove i duomini di Iure Decundo, che erano gli altri magistrati della colonia, amministravano la giustizia. E queste sono il materiale di spoglio dalla città antica, quindi cosa facevano? Era un periodo particolare, le ristrettezze economiche, la chiusura dei traffici, il materiale veniva cavato direttamente dagli edifici antichi, venivano spogliati e quel materiale veniva riproposto in opera all'interno delle nuove strutture. Al di sopra di questa fascia, di questo zoccolo, chiamiamolo così, inizia una nuova tecnica, cioè una nuova tecnica, e riprende quella essenzialmente longobarda, cioè vi farò vedere i confronti con altre opere longobarde. Si tratta di filari di mattoncini appena sbozzati di travertino di cascata, che è la classica pietra di Telese, che sono posti su filari che non sono neanche troppo orizzontali, voglio dire. Sopra di questa nuova tecnica, io ho cercato di renderla in rosso, viene un taglio continuo che potrebbe essere il frutto di un evento distruttivo. La tecnica muta completamente dal primo al secondo piano, e tra l'altro qui c'è una bella tombagnatura di un vano finestra che è chiuso dal marcapiano del secondo piano, quindi è probabile che la parte basale della torre sia più antica rispetto al resto della torre. La metà del primo piano, i laterizi sono alternati invece con tufi squadrati con tufo giallo squadrato. La tecnica costruttiva in questo caso, almeno per questa parte in viola, riporta, come già scritto da Cirillo in anni passati, al Duomo di Capua, al secondo e terzo piano del Duomo di Capua, e la cui ultima ricostruzione si deve all'arcivescovo Erbeo ed è della fine dell'undicesimo secolo. A questo punto mi domando se quel documento del 1068 non fa riferimento a questo livello,
quindi la riedificazione di una torre più antica caduta per un evento di smarrimento a metà del secondo piano più o meno, vi è un altro taglio nella muratura che suggerisce un cambio nella tecnica muraria, dall'alternanza di laterizi e tufo giallo si passa a una composizione con cubilia, i famosi tufelli, disposti in maniera caotica all'interno del paramento e mischiati con tufo nero. Le ammorzature in questo caso sono fatte con conci disposti per testa e per taglio di tufo nero. Era illuminato da strette monofore, solamente sul lato strada vi è una finestra un po' più larga che delle secondiere con una foderatura in blocchi di tufo nero, e queste potrebbero dare senso a quello che dico, anche se vasellame all'interno delle sepolture non ho trovato, solamente pochi frammenti, ma quelli sono di vasellame più antico che è rotto, che alla fine è finito all'interno delle sepolture e che datano intorno, che data questo materiale intorno al VII-VIII secolo. Come ha detto Paolo, quando i Longobardi si insediano a Civitate, ad esempio, li mettono Gisulfo a governare. Ci dice Paolo Diavolo che Gisulfo sceglie le fare che si possono insediare in quel posto. Cioè, una fara sarebbe una sorta di clan o una famiglia allargata, al cui vertice c'è una persona di, come possiamo dire, una persona eminente, un personaggio eminente, che probabilmente ha, diciamo, questo potere perché ha indubitabili doti militari e esercita questo suo, come possiamo dire, potere militare su una serie di persone, per cui in questa fara ci sono non solo i suoi familiari, le donne, il seguito sociale, i suoi servi, eccetera, eccetera, ma anche altre persone, singoli individui che si aggregano a questa sorta di famiglia allargata, perché anche loro, come dire, hanno ruoli militari all'interno della società. I Longobardi non facevano differenza tra popolo e esercito, era la stessa cosa, cioè tutti i maschi Longobardi dovevano essere bravi a utilizzare le armi. Quando i bambini Longobardi diventavano grandi, dovevano sottoporsi alla cerimonia dello Scramasax, che tra l'altro noi rievochiamo e quindi potreste vederla tra oggi e domani alle Terme Jacobelli. In pratica questi ragazzi dovevano sfidare il capo delle guardie, che veniva chiamato Protospadarius, e dovevano dimostrare il proprio coraggio e la propria forza. Attorno a loro c'erano i guerrieri con la lancia e lo scudo, se battevano la lancia vicino allo scudo vuol dire che era segno di approvazione, quindi il bambino, il ragazzo, diciamo, stiamo parlando di età più o meno 13-14 anni, il ragazzo dimostrava di essere pronto per l'esercito e quindi diventava uomo a tutti gli effetti, gli veniva dato questo scramasac, cioè questo coltello, questo ferro corto, che lui poteva portare appresso sempre. I Longobardi infatti grosso modo avevano una società molto semplice, divisa in tre strati sociali, gli arimanni, ari, man, significa uomini armi, quindi quelli che hanno il diritto a portare le armi e il dovere di prestare servizio militare vita natural durante, cioè nel senso in caso di pericolo tutti sono chiamati, come dire, no? alla guerra. Poi c'erano gli aliones, gli aldi, quelli che grosso modo sono gli artigiani, i commercianti, non so, quelli che fanno la libera professione, diremmo oggi, in sostanza erano dei semiliberi, dovevano sempre legarsi a qualche arimanno per avere, diciamo, una sorta di protezione, perché appunto solo gli animali potevano portare le armi, però avevano il diritto di come dire, liberarsi da questo arimando di riferimento se venivano trattati male, quindi questo significa appunto che erano potevano di libertà. La terza classe sociale erano i servi, che erano appunto, come dire, gli schiavi, quelli che grosso modo, come dire, o per povertà o per debito o soprattutto per sconfitte in guerra, in battaglia, diventavano appunto schiavi degli arimanni. Però attenzione, perché noi abbiamo diversi casi in cui questi schiavi vengono liberati e diventano anche a loro volta guerrieri, perché la società Longobarda è comunque una società meritocratica dal punto di vista militare. Questo lo sappiamo fin dall'origine dei Longobardi, cioè i Longobardi già come dire, pochi anni dopo essersi chiamati, aver assunto il nome Longobardo, già applicano questa liberazione dello schiavo, cioè dare la possibilità alle persone che sono state soggiogate in battaglia di diventare, cioè
dice stessa la parola, uomini dalle lunghe barbe, è un'accezione molto, molto vasta, cioè molto vaga, come possiamo dire, sentirsi longobardi, soprattutto nella fase di costruzione del popolo longobardo, cioè quando loro partono in sostanza dalla Valle dell'Elba e arrivano fino alla Pannonia. In questa fase c'è cioè, la cosiddetta etnogenesi, cioè la costruzione di questo popolo, di questa identità. È un'identità molto, molto vasta, molto vaga, come diremmo oggi, cioè nel senso basta credere in queste divinità patriarcali maschili comuni, diciamo, alla cultura germanica, basta essere bravi a usare le armi e si può diventare longobardi. Perché i longobardi arrivano in Italia nel 568, la situazione italiana è a dir poco drammatica. Cioè, noi dobbiamo considerare una cosa: è l'unico periodo storico in cui la popolazione diminuisce. Nel periodo in cui i longobardi arrivano in Italia c'è una crisi demografica come non si è mai verificata più, perché sono arrivati, cioè è crollato l'impero romano, sono arrivati questi goti, ci sono stati tutta una serie così di tracolli economici, poi c'è la guerra greco-gotica, cioè i bizantini cercano di sottrarre di nuovo l'Italia ai goti, fanno una guerra che dura un bel po' di anni, non la riescono a fare con i propri mezzi, chiamano molti mercenari e in particolare appunto chiamano questi longobardi, i quali quindi già conoscono l'Italia. Nel 554 abbiamo la certezza che i gruppi di contingenti longobardi combattono contro gli ultimi residui dei goti che non si volevano arrendere, in particolare una fazione di un certo Pucellino che si attesta dalle parti del Vesuvio. La battaglia infatti è combattuta sul Vesuvio nel 554. Da questo momento pare che i bizantini, non abbiamo certezza, abbiano utilizzato questi longobardi e altri contingenti militari di natura germanica per presidiare il territorio. Quanto riguarda il termine duca, il termine duca compare nell'esercito bizantino ed è un titolo che spetta al comandante supremo delle forze militari romane in territori di frontiera, cioè l'Italia. Quindi alcuni studiosi, già a partire dal 1930, gli anni 30, hanno cominciato a sostenere che in realtà i longobardi che hanno conquistato Benevento non fossero per nulla legati ai longobardi di Arguino, cioè quelli che vengono da, diciamo, dalla Pannonia, dall'Austria, insomma, dall'area che avevano occupato precedentemente. Secondo questi studiosi, diciamo così, i longobardi che conquistano e si insediano a Benevento e che fondano il Ducato di Benevento erano probabilmente appunto residui di contingenti militari impegnati nella guerra greco-gotica, che a un certo punto decidono di passare dalla parte dei Longobardi, o meglio, di diventare autonomi rispetto a Bisanzio, soprattutto perché vedono che Bisanzio non riesce a contrastare i bizantini. E infatti abbiamo un episodio chiave del 576, l'impresa di un certo Baduario, che era un parente dell'imperatore di Costantinopoli, viene inviato in Italia per bloccare l'avanzata dei Longobardi. Perché tanti anni dopo? I Longobardi entrano nel 568, qua siamo nel 576, perché pare che l'imperatore si sia convinto in seguito alle continue insistenze dei romani di Roma, e in particolare del Papa, perché abbiamo nei Liber Pontificalis abbiamo tutta una serie di annotazioni che fanno i papi, i quali dicono che la situazione in Italia è drammatica. Addirittura nel Liber Pontificalis si legge che Roma è assediata dai longobardi. Addirittura il papa successivo non riceverà l'ok, tra virgolette, burocratico che doveva arrivare da Bisanzio, perché c'è questa impossibilità: il sud Italia è occupato militarmente dai longobardi. E cosa fanno questi longobardi? In questa fase, i contingenti militari del sud Italia, attenzione, siccome abbiamo detto che erano dei contingenti che già stavano qui ed erano mercenari, questi longobardi del sud non hanno il seguito sociale, cioè sono solo guerrieri. Quelli del nord, invece, quelli che hanno conquistato tutto il nord, hanno con loro le fare, cioè hanno le donne, hanno i servi, hanno gli artigiani, hanno tutta una serie di, come dire, persone non militari.
Infatti, mentre nel nord Italia abbiamo un'abbondanza di ritrovamenti archeologici con armi, corazze, elmi, eccetera, eccetera, nel sud Italia questi ritrovamenti archeologici mancano. Gli unici ritrovamenti archeologici con armi nel sud Italia sono tre. Uno è Ponte, Santa Anastasia, abbazia di Santa Anastasia, ritrovamento del 1982, ancora non è stato esposto perché ancora manca la reazione, sono passati 35 anni. Secondo ritrovamento archeologico con armi, Benevento, Pezzapiana, parliamo di circa 90 anni fa è stato fatto questo ritrovamento, abbiamo una serie di armi che però col tempo sono sparite, cioè le armi che oggi sono attualmente in possesso del Museo del Sannio sono di meno rispetto alle armi trovate 90 anni fa e non si sa che fine abbiano fatto, probabilmente sono scomparse durante la Seconda Guerra Mondiale. Terzo ritrovamento, il più importante, quello del famoso Azecone, che sarebbe il capo dei bulgari che furono insediati nella zona di Boiano e che qui abbiamo il ritrovamento archeologico, vuol dire il sogno di ogni archeologo, cioè abbiamo qui i cavalli sepolti insieme ai guerrieri. Questo perché questo gruppo di bulgari, per dire che si stanzia nel sud Italia, conserva le proprie abitudini, invece all'inizio conservano le proprie abitudini, ma essendo sprovvisti del seguito sociale, essendo sprovvisti delle donne, ci sono costretti, tra virgolette, a fondersi con l'elemento locale e quindi abbandonano più rapidamente i propri costumi per adottare i costumi, diciamo, tardo-romani, locali, eccetera, eccetera. E infatti nel sud Italia è l'unico posto d'Europa in cui mancano le fibule ad esse. Le fibule ad esse sarebbero delle cose per bellezza, estetica, cioè all'epoca non c'erano i bottoni, quindi si usavano queste fibule per chiudere i vestiti, e le donne longobardi usavano questa fibula S che è ritrovata da Amburgo fino, diciamo, a Milano, no? Monza, quella zona della Lombardia, diciamo. Cioè, nel senso, questa fibula è proprio l'emblema, il segno distintivo dei longobardi. Se io trovo questa fibula, so che quelli sono longobardi. Nel sud Italia questa fibula non c'è, perché le fibule femminili sono tutte romane. Cioè, questo significa che appunto i longobardi e beneventani, quando conquistano il ducato, sono senza il proprio seguito. Devono quindi fondersi con l'elemento locale e soprattutto, attenzione, stiamo parlando di una situazione in cui l'elemento locale è proprio poco, cioè fisicamente le persone sono pochissime perché c'è stata la guerra greco-gotica, immediatamente dopo una grande carestia, abbiamo una produzione alimentare prossima allo zero e abbiamo appunto i vescovi che scompaiono, cioè abbiamo numerose sedi vescovili che vengono soppresse. Vengono soppresse perché i longobardi arrivano, cercano la ricchezza, dove sta la ricchezza della chiesa, prendono la ricchezza e bruciano. 110, diciamo così, i longobardi sono irruenti, distruttivi, e appunto senza le donne, senza qualcuno che possa dire vabbè, ma perché dobbiamo distruggere per forza pure questa? Cioè, mettiamoci dentro e abitiamoci, no? Come invece avevano fatto a noi. Questa fase arriva dopo la fine dell'anarchia ducale di cui ha parlato bene Paolo, cioè quando poi i longobardi nominano Audari, questo Audari cerca di ripristinare il controllo sull'Italia, perciò il famoso viaggio, no? Che anche se probabilmente questo viaggio non è mai stato fatto in realtà, però è un tentativo da parte della corona centrale di Pavia di risistemare un attimo le cose, di riprendere il possesso su tutti i ducati di cui era composta l'Italia. Parliamo di circa 35 ducati. Attenzione, il ducato di Benevento è completamente diverso dagli altri ducati, cioè gli altri duchi devono pagare la metà, cioè devono dare metà del loro patrimonio al re. Osmunda, quando scappa, si porta il tesoro dei longobardi appresso. Chiaro, quindi cioè, i longobardi si trovano senza re e senza tesoro diciamo centrale, quindi per rifare questo tesoro, come dire, del re reale, tutti i duchi devono dare metà del loro patrimonio, lo devono versare al re, in questo modo il re avrà un proprio patrimonio. Il duca di Benevento non è tenuto a questa cosa. Quando viene nominato un re, tutti i duchi devono presentarsi a Pavia e eleggerlo. Il duca di Benevento non è tenuto a questa cosa. Quindi il Ducato di Benevento diventa un'entità politica autonoma,
che nasce in un periodo di grandissima crisi sociale, politica, militare, in cui non c'è nessuna forma di controllo del territorio, per cui i Longobardi per 40-50 anni riescono a fare quello che vogliono. Una forma di controllo del territorio comincia con Arechi I, che è il secondo duca, il cui ducato dura circa 50 anni e finisce appunto intorno al 640, grosso. Che cosa succede? Succede che Arechi I introduce i cosiddetti Gastaldi. Il Gastaldo era una persona, un referente a nord del re, nel sud del duca di Benevento, che svolgeva funzioni non prettamente militari, amministrava la giustizia, riscuoteva le tasse, nel caso costruiva qualche cosa, ma in questa fase ancora non sono capaci di costruire un Longobardi. In questa fase i Longobardi possono fare al massimo un rimpiego di cose, diciamo, romane, anche perché non sono proprio capaci di fare sculture in questo periodo. Per noi, se vedete a Benevento, vedete che, diciamo, i cavalli, no? le vecchie tombe romane con i cavalli messe un po' ovunque, perché loro dicono: ah, quanto è bello questo cavallo, perché il cavallo per loro aveva anche una funzione religiosa, mitologica, non solo pratica, perché poi era l'arma da guerra per eccellenza per i Longobardi. Quindi, da quando nasce il Ducato di Benevento, istantaneamente abbiamo tutta una serie di, come dire, cioè abbiamo il ceto militare che è più importante rispetto al resto della popolazione. È un ceto militare, tra l'altro, che numericamente è poco, perché appunto, cioè, è una minoranza rispetto alla popolazione che c'è, che comunque la popolazione è in netto calo rispetto al primo. Cioè, pensate, Benevento passa da 230.000 abitanti del periodo romano a 5.000 abitanti del periodo longobardo. Altre città scompaiono. Cioè, il periodo longobardo è fondamentale perché abbiamo la riallocazione delle persone. E Telese è uno dei casi più, come dire, importanti. Abbiamo già dal V secolo la diocesi di Telese, che viene registrata, e tra l'altro è una diocesi che continua, cioè nel senso non c'è un, almeno non abbiamo, diciamo, fonti da questo punto di vista, che una diocesi si potrà nel tempo, diciamo così, non subisce questa distruzione, cade, diciamo, nel IX secolo. Che cosa succede? Succede che, crollato il regno del nord, rimane solo il ducato di Benevento. L'importanza militare, cioè il peso dei contingenti militari nella Longobardia meridionale, si fa sentire perché si crea una frattura tra Benevento e Salerno, comincia quella che tutti chiamano guerra civile longobarda, cioè i longobardi beneventani contro i longobardi salernitani, per cercare di, come dire, avere il dominio totale sul ducato di Benevento, che, considerate il ducato di Benevento, stiamo parlando di Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Molise, Campania, parte del Lazio, insomma, cioè un'entità politica che è più o meno grosso modo la base che darà la possibilità ai Normanni e poi successivamente agli Svevi e poi ancora di più agli Angioini di fondare quello che sarà il Regno di Napoli. Cioè il Ducato di Benevento come entità politica è quello che precede, crea le basi per far nascere il Regno di Napoli, anche se paradossalmente Benevento non farà mai parte del Regno di Napoli, no, perché rimarrà a chiudere a Medoma. Quindi cosa succede? Siccome si devono fare la guerra per benevitani e salernitani, e siccome sono pochi, chiamano i saraceni. Anche i saraceni sono stati invitati a venire nel sud Italia, in particolare in quel periodo i saraceni avevano, stavano in fase espansiva, avevano conquistato anche la Spagna, la Sicilia, e grazie ai beneventani conquistano anche il Bari. Cioè i beneventani invitano questi saraceni, i saraceni capiscono che sono numericamente di più rispetto ai longobardi, si piazzano a Bari, fondano il califfato di Bari e da lì cominciano a saccheggiare, devastare tutte quante le città, probabilmente quindi anche il saccheggio e la distruzione di Telese nell'848-49 rientra perfettamente in un contesto in cui appunto questi saraceni si rendono conto che i longobardi sono numericamente di meno e quindi hanno la possibilità di, impossessarsi il territorio. Il duca di Benevento fu costretto poi a pagare un tributo a questi saraceni per impedirgli, diciamo, di devastare, saccheggiare e distruggere tutto.
Quindi andiamo alla fine, come si risolve questo problema? Si risolve con la divisa Ducatis, cioè scende l'imperatore Franco, Ludovico, vede qua e dice ok, allora ragazzi, qua dovete fare la pace perché sennò è un problema serio, cioè l'imperatore scende qua, col suo esercito prende questo Saudan, cioè questo saraceno, questo capo saraceno che terrorizzava tutti, lo fa prigioniero e lo porta a Benevento. A quel punto succede il colpo di scena, cioè il duca, il principe, che già si era fatto chiamare principe beneventano, che fa? D'accordo con Saudan, prende in ostaggio l'imperatore. E questo è uno shock per tutti quanti, dice, ma come l'imperatore è venuto a pacificare quei territori? E finalmente, come dire, è incarcerato questo Saudan che ha distrutto tutte le città. Perché il duca di Benevento, il principe di Benevento, vuole fare questa cosa? Fa questa cosa? Perché non vuole, quella cosa si chiama ingerenza. L'ingerenza politica dell'impero, dice no, a noi ci piace fare la guerra. Perché tu sei venuto a portare la pace? Noi siamo così bene che facciamo una guerra al mese. Io sto sottolineando l'importanza degli aspetti militari, cioè dei contingenti militari, proprio il peso del, come dire, della guerra nel Ducato di Benevento. Questo Saudano sarà poi liberato e continuerà a fare, diciamo, saccheggi, devastazioni, eccetera, eccetera. Questi saraceni poi verranno debellati alla fine di tutto, quando anche il Papa si metterà in mezzo e praticamente si farà questa, come dire, unione totale tutti insieme contro i saraceni che si erano andati a piazzare tra il Monte d'Argento e il Monte d'Oro, nella zona di Scauri, l'intorno. Quando i saraceni vengono debellati, i Longobardi, che continuano sempre a farsi la guerra per evitare contro i Salernitani, in mezzo sono messi pure i Capuani, no? Quindi adesso sono tre principali Longobardi che si fanno la guerra tra di loro. Per farsi la guerra tra di loro, essendo sempre loro, come dire, minoritari rispetto alla popolazione, sono costretti a servirsi dei Normanni, i quali all'inizio arrivano in Italia con dei morti di fame, 40-50 di loro, che facevano il servizio, come si dice, cioè polizia privata, cioè ti scortavano se tu dovevi andare su un Gargano, e piano piano, poco alla volta, come dire, approfittano di questo conflitto interno ai Longobardi, si arricchiscono in questo modo. La fondazione di Avesta è dovuta, che è la prima contea normanna, è dovuta al fatto che il duca di Capua non ha i soldi per pagare i contingenti normanni e quindi gli dà la terra. Da quel momento i Normanni capiscono che possono prendersi tutto. Ora, perché i Normanni sono riusciti a fare quello che i Saraceni non sono riusciti a fare? Perché i Normanni erano cristiani. Mentre i Saraceni costituivano un nemico perché erano infedeli, e poi cominciavano e saccheggiavano, però erano infedeli, un'altra religione, quindi si poteva avere un problema serio. Adesso invece i Normanni sono cristiani come i Longobardi, per cui, come dire, insomma, riescono a sostituirli, ma proprio perché l'aspetto militare è l'aspetto più importante nel sud Italia. Prima di tutto si è capito come questo popolo che veniva quindi da nord piano piano si è insediato nelle nostre terre, nel nostro mezzogiorno, e quindi ha progredito. Si può parlare quindi di una civiltà longobarda innestata poi sull'elemento romano, era già presente, che esisteva una vera e propria civiltà appenninica, creata appunto tra una serie quindi di rapporti che aveva come fulcro centrale la città di Benevento. Con la caduta dello Stato Longobardo, Benevento, sapete tutti, alza le insegne papali, per cui alla fine i Normanni non riescono a prendere Benevento. L'esclusione di Benevento, e quindi potremmo dire dell'unica grande città appenninica tra il Tirreno ed Adriatico, secondo alcuni storici, ma anche alcuni geografi storici, costituisce l'elemento scatenante di una perdita di un polo dominante ordinatore del territorio. È quello che potremmo dire, come dicono appunto i geografi, l'elemento che ha determinato poi dopo la caduta dello sviluppo di una città appenninica, e quindi non ha permesso lo sviluppo della fascia appenninica a discapito invece di quella costiera. Da questo punto in poi la storia non si fa più all'interno quindi delle aree appenniniche, ma si sposta quindi verso la costa. Costituisce di per sé un momento quindi di frattura fra due elementi che ancora oggi persiste. Voi tutti sapete che le maggiori città della nostra regione sono tutte rivolte verso la costa o verso la pianura. Con la caduta del regno, e quindi
diciamo, dello Stato longobardo, abbiamo quindi questa caduta della centralità del nostro territorio, di cui le conseguenze le stiamo vivendo ancora oggi. Ecco, probabilmente che oltre alle vestigia storiche di cui ci hanno raccontato i nostri esperti, l'elemento caratterizzante di questo Stato ancora persiste e ancora oggi è presente nella nostra dinamica territoriale.